Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere oggi presentare questo primo trofeo San Nicola, un progetto a cui tenevo molto sin da quando ho iniziato questa esperienza come presidente del Bari. So che e sapevo che era molto importante per il nostro territorio, per la nostra città, ritrovare e respirare un po' di aria di Serie A, aria di calcio nazionale e internazionale, e quindi uno degli obiettivi della società era quello proprio di prevedere la disputa, la realizzazione di un trofeo intitolato al nostro santo patrono, un santo riconosciuto in tutto il mondo, che anche attraverso il suo nome favorisca il dialogo tra le religioni, tra i popoli, anche nel mondo sportivo. E proprio per questo avevo pensato di realizzare questo trofeo San Nicola. L'opportunità ci è stata data da un accordo che esisteva tra l'Inter e il Milan, con anche attraverso la società Sport Events, che è qui presente, Stefano Pucci, che ringrazio per essere qui e per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto. E quindi quale migliore opportunità di inserirsi in questo accordo tra Inter e Milan e far disputare un triangolare tra le due squadre che hanno, tra le squadre che hanno il maggior seguito di tifosi in Italia e nel mondo, e il Bari, che credo che qui sul territorio ormai stia dando dei segnali di presenza e soprattutto di seguito enormi, visto il numero di abbonati che siamo riusciti a raggiungere e confermare per 2 anni di seguito, superiore agli 11.000 presenze di abbonati, di tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento con il Bari. Partendo con Milan e Inter, penso che la crescita, augurandosi un'ulteriore crescita, penso che non potremo che ripetere altre occasioni, altri trofei di questo tipo, e eventualmente ampliandoli a qualche altra squadra e avendo più giorni di torneo qui a Bari. Sappiamo che qua a Bari, nella Puglia in generale, ci sono tantissimi tifosi strapieni di passione per il calcio. Noi abbiamo anche, per quanto riguarda l'Inter, sappiamo già di avere tanti tifosi qua. Mi hanno detto 72 Inter Club in tutta la Puglia, per cui siamo convinti che la passione per quanto riguarda i nostri tifosi ci sarà. Non vediamo l'ora di venire qua nel giro di poco, il 24, e ci vediamo allo stadio. Felice di poter presenziare a questa conferenza, la presentazione del trofeo San Nicola, che si avverrà appunto il 24. Il Milan è felicissimo di partecipare. Ringraziamo il Bari, l'Inter, appunto, di poter vivere insieme questo evento. Mi auguro che ci sarà sicuramente grande entusiasmo. Siamo felici che il Bari quest'anno abbia anche una squadra competitiva. Il nostro augurio è di poterlo rivedere in Serie A. In passato c'è stato qui a San Nicola il trofeo team per tanti anni, quindi è bello e importante che ora che diventi trofeo San Nicola, e quindi è uno stimolo in più da parte del Bari, dei tifosi, di partecipare. Come ha detto Francesco, ci sono tanti interclub, io non so quanti Milan Club ci sono, ma so che in Puglia abbiamo tantissimi anche noi tifosi rossoneri, quindi siamo felici di poter presenziare in Puglia e a Bari in questa occasione, perché daremo la possibilità e l'opportunità ai nostri tifosi di venirci a vederci da vicino, quelli che magari non possono tante volte arrivare a Milano. Il mio augurio è che ci sia tanta partecipazione, tanto entusiasmo, e quindi ci auguriamo che anche in futuro possa così rifarlo per altre volte questo evento. Quindi ringrazio per la vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento. Quindi cerchiamo di diffondere questo evento, perché credo che sia fondamentale che la gente partecipi, che sia
che lo stadio sia, non dico pieno, ma che ci sia tanta gente. Grazie. Grazie.